Dopo un mese e mezzo il Lecce riassapora il gusto del successo, confermando le ambizioni di A. Di contro il Bari si convince sempre di più che questo è l'anno no. Il derby è stato avvincente, soprattutto nel primo tempo. Lecce e Bari si sono affrontati senza eccessive paure, dando vita ad una gara giocata su grandi ritmi, con continui capovolgimenti di fronte e diverse occasioni da gol. All'ottavo il Bari trova la rete su punizione di Arni. Gatta non può farci niente. Il Lecce tenta subito la rimonta, ma in contropiede, e il Bari che potrebbe raddoppiare. Tovalieri, ben servito da Protti, sciupa così. Il Lecce intanto intensifica la propria offensiva e dal 17esimo, dopo una serie di batti e ribatti in aria, è Ceramicola ad agguantare il pareggio. Il Bari tenta ancora il colpaccio con Iarni, sempre su punizione. Il pallone lambisce la traversa, poi è Scarchilli sull'altro fronte a non sfruttare un pallone ben servito da Notari Stefano. Il primo tempo si conclude con il Bari in evidenza. Prima Gatta respinge di piede una botta di Protti, poi è Benedetti quasi sulla linea a deviare una conclusione di testa di Montanari ed infine ancora Gatta ad intervenire con bravura sul tiro a rete di Barone. Nella ripresa la partita cambia faccia. Il Bari, che ha speso tanto nella prima parte della gara, quasi rinuncia ad attaccare. Materazzi toglie un centrocampista, Barone, e rinforza la difesa inserendo Consagra. I baresi si limitano a contenere mentre il Lecce intensifica la spinta e trova ancora di più la voglia di vincere. Al 69esimo il gol per i leccesi potrebbe giungere su rigore per l'atterramento di Baldieri in area da parte di Montanari. Il tiro di Notari Stefano dal dischetto viene però deviato da Taglialatela. Si rivede il Bari in avanti, ma Gatta interviene alla grande sulla conclusione di Protti. Sul finire, quando al pareggio credono un po' tutti, arriva la doccia fredda per i baresi. Melchiori riprende una corta respinta della difesa avversaria, quasi chiude gli occhi e tira. È il gol del successo salentino. Io ho calciato perché la palla era una palla invitante, diciamo, che poi l'ho colpita così bene, la palla è entrata in porta, lì non è che uno può vedere dove deve calciare. Io ho calciato, è andata bene, meglio così. Ai baresi non resta che aggrapparsi ai numeri per pensare ancora alla A. Ma noi abbiamo l'obbligo naturalmente di impegnarci fino in fondo, non mollare mai finché la matematica così non ci preclude il discorso di vertice. Cercheremo da qui alla fine di impegnarci sempre come abbiamo fatto.